Qua c'è una distesa amena totalmente con degli animali dentro intanto vorrei precisare che nella lingua italiana è un luogo a meno un luogo gioioso, un luogo piacevole alla vista e all'animo quindi non certo forse nel significato che voleva intendere eh, Marchesini ma comunque, eh, visto che le associazioni animalisti sono in possesso delle procedure di via eccetera, sanno benissimo che noi abbiamo messo a dimora all'interno del parco più di 1800 piante di, alto, di medio alto fusto, nonché 3.800 eh, siepi e arbusti che purtroppo avendo i nostri animali in libertà, questi si sono cibati di queste, delle foglie di questi di queste siepi e di questi arbusti. Quindi è assolutamente falso. Quello che afferma Marchesini, così come per quanto riguarda l'erba, eh, l'erba se vediamo in alcune aree tipo dove ci sono i felini, eh, l'erba sta crescendo, è tutto verde, nelle altre dove ci sono gli erbivori, ovviamente l'erba è mangiata dagli erbivori, e quindi appena cresce, perché abbiamo tutto un impianto di irrigazione su tutti i 350.000 metri eh, quadri, l'erba viene mangiata e viene utilizzata come cibo da parte degli erbivori. Volevo altresì precisare che l'habitat del Safari Ravenna non è molto diverso da quello in cui questi animali si trovano in natura. Avrebbero potuto realizzare vicino alla strada dove passano le macchine una siepe che non creasse questo impatto. Il gruppo Santa Eleonora, che ovviamente possiede il Safari Ravenna e il parco di Fasano, crede in una filosofia... Ove gli animali ospitati sono in totale libertà ed è una delle filosofie portate avanti da pochissimi parchi nel mondo. Consideriamo che tutti gli animali presenti nel parco sono tutti animati, animali nati in cattività da molte generazioni. E per loro il loro habitat e casa loro è il parco che comprende anche quel mezzo che noi consideriamo macchina e quindi appunto utilizzati per i visitatori per condividere lo spazio che gli animali utilizzano. Gli animali si avvicinano tranquillamente alle macchine perché non hanno mai subito dei traumi o ne sono stati spaventati. Consideriamo che sono la maggior parte degli erbivori e quindi nella loro considerazione, nella loro condizione etologica sono delle prede, se fossero stati spaventati la presenza delle macchine li farebbero fuggire e questa è la dimostrazione di come nella loro condizione di bene essere condividono lo spazio con le autovetture e quindi aumentano la possibilità di interagire con parte dei visitatori. proprio un'impostazione invece di rendere molto commerciale il posto, no? cioè non ci metto tanto verde, non faccio delle siepi, non faccio delle cose perché sennò gli animali si nascondono e non ottengo quello che voglio. Con il professor Giorgio Celli abbiamo immaginato un parco dove gli animali comunque potessero occultarsi attraverso le collinette che sono presenti nel parco, attraverso i ricoveri che durante il giorno sono tutti aperti, quindi gli animali che desiderano nascondersi si possono tranquillamente ricoverare e attraverso Attraverso delle tettoie che sono chiuse su tre lati e quindi è possibile per gli animali nascondersi all'interno di queste strutture. Abbiamo anche realizzato delle strutture particolari per consentire questo, che sono delle grandi barriere in legno dove gli animali si possono ricoverare dietro oppure la grande barriera di terra che è una collina gigante dove appunto gli animali, anche in questo caso, si possono ricoverare. Le siepe avrebbero impedito la mobilità degli animali all'interno del parco che è uno dei nostri principi fondamentali. La conferenza stampa essere animali avrebbe dichiarato che gli animali nel parco Safari Ravenna non stanno bene perché sarebbero apatici e ripetitivi nei movimenti. Che cosa risponde Safari Ravenna? Il parco eh, vuole diffidare da determinazioni e giudizi espressi in maniera esclusivamente visiva in un poco tempo e sicuramente preventivata e tendenziosa. Consideriamo che sono già stati effettuati degli studi estremamente importanti e prolungati sul benessere degli animali con delle prove scientificamente valutabili da un punto di vista oggettivo e non soggettivo. Consideriamo che nel video vengono mostrati degli animali in un orario particolare, esistono dei cicli circardiani e ci sono delle motivazioni ben evidenti quando gli erbivori, soprattutto nelle ore più calde, sono fermi e ruminano. Quell'atteggiamento apatico è proprio una condizione della situazione di estrema tranquillità, perché se fossero in una condizione stressante negativa non sarebbero né fermi né tantomeno sarebbero... Possibile avvicinarsi, anzi, correrebbero velocemente. Parliamo dei tigrotti, Thor e Sandra, che adesso si trovano nella Animal Nursery del Safari Ravenna. Per quale motivo? Allora, la mamma, Jasmine, è la prima esperienza di parto. Molte volte questi felini non sono in grado di svolgere tutte le mansioni della mamma e se non riescono i cuccioli ad allattarsi nelle prime ore, rischiano di creare un meccanismo di ripudio e anche di soppressione dei cuccioli. È tipico dalle primipar in quasi tutti i carnivori, a volte anche negli animali domestici, quindi abbiamo necessariamente precisato e voluto intervenire per appunto proteggere questi animali che sono di grande valore da un punto di vista eh, eh, di conservazione, infatti appartengono alla categoria allegato 1A della Convenzione CITES. Specifichiamo anche che verranno fatto un adeguato piano di reinserimento nel gruppo gradualmente con una tecnica di recinti sempre più eh, allargati in maniera tale che tutto il gruppo riesce a conoscere questi giovani esemplari, li accetta riescono a inserirsi e quindi potenzialmente poter essere anche poi liberati nel, nel nostro recinto. Voglio precisare che la nursery è una innovazione nei giardini zoologici italiani, in Europa è una condizione già molto frequente, dove i vari keeper mostrano come tutti gli animali vengono curati nelle diverse fasi. Ecco, per quanto riguarda eh, la problematica dei visitatori che danno da mangiare ai babbuini, vorrei sottolineare questo. Intanto, da parte nostra ci sono tutta una serie di cartelli di divieto di dar da mangiare agli animali selvatici, perché il cibo è consentito darlo solo agli animali domestici presenti nell'area dell'animal docet ma assolutamente vietato agli altri animali, compreso quindi i babuini. Quindi sul trenino, nella stazione ed il nostro operatore sono stati sensibilizzati per impedire questo. Se questo è avvenuto noi condividiamo assolutamente le obiezioni delle associazioni animaliste e infatti nei prossimi giorni provvederemo ad adottare tutte le precauzioni possibili per impedire che questo avvenga.